James Rodriguez e la Roma, mai così vicini a quanto pare. E voi vi chiederete. E chi l'ha detta sta cosa? Sport Mediaset. No, dai, perché ridete? Mo, solo perché ogni tanto dicono qualche corbelleria. Bella ragazzi e bentornati qui sul mio canale con questo nuovo video della serie Il mio pensiero contro il pensiero del web. Oggi argomento piccantissimo perché non è una notizia recentissima, ovvero a qualche giorno già. Infatti qualche giorno fa, mentre stavo mangiando il mio bel paninozzo per pranzo, ho acceso lo Sport Mediaset e ho letto: La Roma può prendere James Rodriguez. Al che mi sono guardato un attimo allo specchio e ho detto: era tutto vero. Quindi ho deciso di attivare per bene le mie orecchie e di ascoltare quello che stavano dicendo di molto costruttivo, insomma, i geni del male di Sport Mediaset. E cosa ne è uscito? Che la Roma, utilizziamo il condizionale, si sarebbe mossa, ovviamente, per cercare un vice Dzeko e comunque un giocatore in quella parte di campo, e quindi la tre quarti. E al tempo stesso le campane che sono suonate da Madrid vedono James Rodriguez lontano dal Real. Inoltre, la Roma, come sapete, sta vendendo, e sta vendendo anche non poco. Adesso ormai Manolas per il momento è rimasto e partito Rudiger, però qualche giorno fa, proprio quando Sport Mediaset ha titolato la notizia, si parlava della cessione di Manolas e Paredes allo Zenit. In quel caso sarebbero entrati sugli 80 milioni e quindi gli 80 che la Roma avrebbe potuto reinvestire eventualmente sul trequartista colombiano del Real. Però adesso vi dico la mia. Allora, io adesso non so se realmente questa notizia possa essere attendibile o meno. So solo che conoscendo la Roma non si andrebbe su un giocatore del genere, e lo dico anche un po' a malincuore, però per i romanisti soprattutto che la capiscono questa cosa, io sono convinto che con 80 milioni la Roma, poi giusto o sbagliato che sia perché non è neanche stupida come cosa da fare, piuttosto andrebbe in Sud America a spendere 10 milioni l'uno e prendere 8 giovani sconosciuti. Comunque volevo dirvi che se volete un video sul calciomercato della Roma in maniera più specifica e quindi cosa penso di questo periodo, eccetera, ditemelo qui sotto nei commenti e non vi assicuro che vi porterò un video su ogni calciatore che la Roma acquista o cede, semplicemente perché io sono uno e la penso in questo modo e molti dovrebbero pensarla come me e non vado neanche d'accordo con, spero, i miei colleghi futuri giornalisti. Parlo di un argomento solo quando so per certo una cosa. E non è che apro bocca e gliel'ho fiato, mi spiego meglio. Spesso, specialmente nel mondo del giornalismo, specialmente su Sport Mediaset, adesso non me ne vogliano i colleghi di Premium, però ecco, arrivano queste notizie dal nulla, completamente infondate. Poi a Roma, specialmente, le cose vengono ingigantite in maniera clamorosa e quindi a volte sarebbe meglio sta zitti. Però, tornando sull'argomento James Rodriguez, io, da buon uomo, come al solito, ho scritto su Facebook: secondo Sport Mediaset, la Roma può prendere, e ho specificato può, perché non vuol dire né prende, né dovrà prendere, né sta prendendo, può prendere, quindi ha le possibilità, per prendere James Rodriguez. Commenti? E poi, cioè, ci tenevo a scrivere questa cosa sotto, se non sapete, evitate di scrivere sciocchezze, grazie. E i commenti sono arrivati, sono proprio piovuti come il Niagara dentro a un pacchetto di cioccolatini. Il primo è di Alessio Napoli che ci scrive: dico solo una cosa, magari ce casca. Sono d'accordo con te, perché comunque che gli volete dire come giocatore? Non sarà Cristiano Ronaldo, ma io penso che specialmente in quella zona di campo alla Roma gli bastano pure gli scarpini di Cristiano Ronaldo. C'è chi addirittura si affida alle divinità, e infatti Gabriel che ci scrive: magari la Madonna. Magari la Madonna? Non ha senso. E ricollegandoci a quello che abbiamo detto all'inizio del video, Simone ci scrive: ah beh, se lo dice Sport Mediaset, allora è affidabile. Regà, mi dispiace, siete voi che vi siete fatti questa nomea. Poi c'è Claudio che riporta alla luce un ragionamento che qui a Roma si fa da tanti anni, forse troppi. Non succede, ma se succede. E fammolo succede per una volta, no? Comunque passiamo a leggere commenti un po' più seri o comunque seriosi, e ad esempio quello di Lore Palaz, che saluto e ti mando un bacione, bomber, e ci scrive: non credo la Roma attualmente possa spendere più di 70 milioni per un solo giocatore. E poi comunque ci precisa: giocatore eccezionale. È quello che volevo dire all'inizio quando vi ho parlato del budget, perché la Roma magari 80 milioni ce li ha pure, ma non è una squadra come la Juventus, e quindi qui do ragione a Lore, che tra l'altro è anche Juventino,
che si può permettere di spendere 80 milioni perché poi gli rientrano dalla Champions League, da qualsiasi cosa, e quindi può far fruttare i soldi in un modo completamente diverso, cosa che a Roma non si può fare, e se si fa deve essere fatta in maniera più delicata. È anche vero che se tu dopo anni di soldi buttati per giocatori sconosciuti mi vai a prendere un James Rodriguez, che non ti dico che sia una garanzia, ma poco ci manca, tanto di cappello, no? Comunque, signori, eccoci qui alla fine di questo video. Spero sia stato più divertente del solito degli scorsi episodi del mio pensiero contro il pensiero di web, perché qui sinceramente è stato più pensiero di web e più sfottò pacifico, perché veramente quando uno legge certe cose, però va bene, dai. Io spero appunto che questo video vi sia piaciuto. Lasciate qui sotto un commento sul prossimo argomento che vorreste vedere trattato da me in questa serie, che deve ricominciare a marciare, perché chiaramente ultimamente, vabbè, sapete, ho avuto problemi col computer e tante altre cose, quindi ho fatto difficoltà. Io comunque, come vi ho già detto, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, un commento qui sotto, se non lo siete già iscrivetevi al canale, e soprattutto passate qui da Instagram che vedete comparire. Io mi sbaglio sempre di qua Instagram, mannaggia al puledro giallo. Comunque qui c'è Instagram e da quest'altra parte invece c'è Telegram. Entrate in tutte e due i social. Perché? Perché? Cioè, nel senso, perché dovete seguirmi su tutti e due i social? Perché semplicemente li tengo molto 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 attivi e vi do sempre news e chiedo consigli sull'uscita dei video. Tranne questa serie che, diciamo, i post che voi potete commentare li trovate sul mio profilo Facebook, che senza che ve lo scrivo si chiama Federico Marconi, quindi cioè non è perché ci vuole un genio. Ma comunque per il momento è tutto, io vi rimando ai prossimi video, un bacione e bella raga. Ho lisciato tutto, ma che vita di merda.